È Monaco il punto d'arrivo di migliaia di profughi transitati dall'Ungheria e trasportati attraverso l'Austria nelle ultime ore. Per i primi 450 arrivati nella città tedesca con un treno speciale ci sono generi di conforto e parole di solidarietà. Le autorità locali e le ONG hanno predisposto un'accoglienza ordinata ed efficace che fa dimenticare le immagini del caos alla stazione di Budapest. La ministra bavarese delle politiche sociali Emilia Müller dichiara: tutto si svolge in modo molto normale, molto strutturato. Il governo dell'Alta Baviera sta gestendo la cosa assieme alla polizia e alle organizzazioni umanitarie in maniera eccellente. È uno sforzo comune, dobbiamo occuparci di tutto restando uniti. È compito di tutta la Germania ed è responsabilità di tutta la Germania. Alla stazione di Monaco sono presenti anche interpreti di lingua araba in grado di spiegare ai nuovi arrivati dove potranno essere ospitati e come si svolgeranno le procedure di registrazione. Prima di tutto, precisa un agente di polizia, cure immediate vengono fornite qui alla stazione e altrove. Verranno riforniti di cibo e bevande, ci si occuperà di loro, saranno visitati e poi portati nei rifugi in cui saranno identificati e in cui potranno stare per il momento. In queste ore in Baviera è previsto l'arrivo di circa 10.000 migranti. L'Austria ha predisposto treni speciali per Monaco. Anche Vienna è pronta ad accogliere gli stranieri che affluiscono dall'Ungheria, ma la maggior parte di loro punta verso la Germania.